Mio fratello era un designer di successo. Di colpo quasi abbandona la sua professione per gettarsi in un progetto di rinascita della struttura insieme con un cugino. La famiglia, noi familiari a lui più vicini, non avevamo accettato l'idea di questa svolta nella sua esistenza. Però abbiamo poi capito, strada facendo, la passione con la quale lui aveva voluto in qualche modo valorizzare quella zona della nostra montagna depressa e diciamo anche abbastanza marginalizzata dalle istituzioni. Lui personalmente, come imprenditore, perde tutto, fino a perdere anche l'hotel, però vi rimane a lavorare proprio perché lui ne era stato l'ideatore, lui aveva voluto quella struttura, che quella struttura rappresentasse le peculiarità della nostra terra, della nostra regione. E quindi la curava nei minimi dettagli proprio perché ne era capace, era un interior designer. E il suo sogno era quello appunto di lanciare l'Abruzzo, cioè di farlo conoscere, di far conoscere le bellezze della nostra terra. Era appassionato ed era soprattutto molto molto legato al territorio e alla gente di montagna. Da loro aveva tratto anche la forza di ritrovare se stesso e di ricominciare il suo viaggio. Questo era mio fratello. Che idea lei si è fatta di quello che è accaduto e a distanza di un anno che cosa pensa? Non le chiedo dell'inchiesta di eventuali responsabilità, le chiedo però un suo pensiero, diciamo, su quello che è accaduto. Se minimamente qualcuno poteva immaginare che accadesse una cosa del genere, una valanga così distruttiva. Mai che io ricordi, io, le persone di famiglia, ma anche le persone di montagna che io ho conosciuto lassù, hanno parlato di valanga. Io ho taciuto per un intero anno perché ho cercato di capire, ho cercato di ascoltare. Certo che se veramente esisteva un'ora di volo dei mezzi militari in grado di arrivare a Rigopiano e quindi di evacuare l'albergo, certo che se questa notizia dovesse risultare vera, cioè niente, il dolore che finora ho contenuto sicuramente diventerebbe rabbia.